Nell'imminenza del Natale, desidero rivolgere un pensiero di gratitudine e di ammirazione a tutti gli operatori del mondo della sanità. Dall'ospedale Santa Maria della Misericordia in Perugia, dal Policlinico Gemelli di Roma, dove sono stato ricoverato lo scorso novembre dopo aver contratto il Covid, il mio pensiero si allarga agli ospedali di tutta Italia, abbracciando le vittime dell'epidemia, le loro famiglie e includendo tutti i malati in un'affettuosa solidarietà, pregando il Signore per la loro guarigione. Ai medici, agli infermieri, a tutto il personale sanitario e assistenziale che ogni giorno si prodiga in prima linea a fianco delle persone sofferenti, grazie. Grazie dal profondo del cuore. Nei lunghi giorni di degenza ospedaliera a Perugia e a Roma, ho provato l'angoscia della malattia e della sofferenza fino all'estremo. Mi sono consegnato al Signore e in Lui ho riposto la mia speranza, ma mi sono affidato anche ai medici che non potevo vedere perché indossavano le tute protettive. Mi sono affidato alle loro competenze e alla loro umanità. Ho cercato la collaborazione per quanto potevo. Non riuscivo a vedere i volti, ma potevo constatare la loro dedizione e persino il loro affetto. Come con me, così con gli altri malati, tutti nella mia condizione. Medici di provata esperienza, ma anche giovani che nonostante il rischio di contagio erano lì, pronti ad aiutare e a fare tutto quello che potevano e naturalmente anche tutto il personale ospedaliero. È importante ringraziare queste persone che hanno fatto della loro professione una vera e propria missione. Una vita spesa per gli altri con tanto amore e sacrificio. Il nostro paese, le nostre comunità e nel territorio specialmente in questo tempo di emergenza sono vicino a tutti coloro che operano per la sanità. Ognuno di voi è il samaritano che si china sulle ferite del prossimo, ma è anche il Cireneo che aiuta a portare la croce. Tutti vi siamo grati e riconoscenti. Come credenti invochiamo per voi l'aiuto di Dio, la sua protezione, e ce n'è bisogno, e la sua benedizione. Questo Natale vi vedrà ancora impegnati nelle corsie e presso gli infettivi. Sarà il vostro modo d'accogliere il Salvatore, così immersi in un gesto di cura e di amore. Egli entri nei vostri cuori e li rinsaldi. Grazie, carissimi e carissime, a voi il mio pensiero e l'abbraccio fraterno. Ancora grazie di cuore.